Ciao ragazzi, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi, come vi avevo promesso un po' di tempo fa, siamo qui per parlare un po' del fantastico lavoro di Gordon Willis, ne Il Padrino, film capolavoro, come saprete tutti, di Francis Ford Coppola e film nel quale appunto Gordon Willis è stato il direttore della fotografia. Il Padrino è stato girato utilizzando camere Mitchell e lenti Baltar, che non sono lenti con una qualità particolarmente elevata, però a Gordon Willis piaceva molto la loro resa. Come apertura di diaframma, Il Padrino è stato girato con un'apertura molto ampia, una media di 2.2, quindi con una profondità di campo molto ridotta. A quei tempi poi i film erano molto luminosi, sovraesposti. Gordon Willis invece porta il padrino nella penombra, sottoesponendo brutalmente l'immagine, tanto che la Paramount, quando vede le prove dei girati, va nel panico. E questo succederà anche in un'opera moderna, in una serie TV dei giorni nostri. Sto parlando naturalmente di Breaking Bad. Infatti il direttore della fotografia, Michael Slovis, che ha lavorato in Breaking Bad, si è ispirato tantissimo dal punto di vista visivo al padrino. Il film è una lotta tra luce e oscurità, una lotta che è insita dentro ognuno di noi. L'oscurità dominante simboleggia questo mondo governato dal male, oscurità che, come vedremo, la fa da padrona fin dalla prima scena. Abbiamo inquadrature che sembrano quasi dei dipinti, per quanto sono ben composte. E in effetti alcune opere di grandi pittori sono state fonte di ispirazione per Gordon Willis. Parliamo di artisti come Da Vinci, Rembrandt, Vermeer, Caravaggio. Nel Padrino i personaggi sono spesso illuminati dall'alto verso il basso oppure di lato, spesso senza nessuna fill light, ovvero senza nessuna luce di riempimento sul lato più oscuro del volto. Questo per simboleggiare forse il fatto che spesso e volentieri nascondiamo una parte di noi stessi agli altri? Prendiamo ad esempio Tom, il consigliere della famiglia, interpretato dal grandissimo Robert Duvall. Il suo volto è spesso illuminato di lato, simboleggiando forse il fatto che lui è una persona che sta a metà tra il mondo normale e il mondo della criminalità, un fidato consigliere che però non è un vero e proprio Corleone di sangue. Il volto di Michael, invece, all'inizio del film è ben illuminato, però mano a mano che entra nel mondo della criminalità, la luminosità lascia il passo all'oscurità, arrivando al culmine quando, naturalmente alla fine del film, quando viene illuminato dall'alto, proprio come suo padre, Don Vito Corleone, con gli occhi che vengono completamente oscurati. Il volto di Sonny, invece, è spesso ben illuminato e se pensiamo all'esuberanza del personaggio, il fatto che sia sempre ben illuminato può simboleggiare il fatto che lui tenda a esporsi troppo, non agisce nell'ombra come fanno Vito e Michael. Per questo non potrà mai essere il padrino. Infatti, il suo esporsi troppo e il suo essere troppo impulsivo lo faranno cadere nella trappola che lo porterà alla morte. Kate, invece, è quasi sempre ben illuminata, a simboleggiare forse la sua innocenza. Innocenza che viene però contaminata dalla discesa agli inferi di Michael. In alcune occasioni, infatti, sul suo volto compaiono delle ombre e il culmine lo abbiamo nella scena finale, della quale parleremo più avanti. Per quanto riguarda Don Vito Corleone, invece, beh, nella famosissima scena iniziale del Padrino, Gordon Willis opta per l'altrettanto ormai famosissima illuminazione dall'alto, che lascia nella più completa oscurità gli occhi di Marlon Brando. L'illuminazione dall'alto, infatti, ci nasconde gli occhi di Don Vito, ci impedisce di vederlo nel profondo, di conoscere le sue vere emozioni, le sue vere intenzioni. L'illuminazione dall'alto utilizzata da Gordon Willis crea delle vere e proprie piscine di luce all'interno delle quali entrano ed escono i personaggi, mentre invece le veneziane alle finestre e alcune luci pratiche sistemate nel set illuminano lo sfondo creando delle silhouette dei personaggi che rimangono invece nell'oscurità. E così, grazie a questa tecnica, seppur il film sia molto scuro, l'immagine non è piatta,
ma appunto prende vita, per così dire, grazie a questi punti di luce molto forti sistemati qua e là, o con lampade in scena oppure con la luce proveniente dalle finestre. Gordon Willis poi lui illumina il set e poi lascia che i personaggi si muovino all'interno di esso, e può capitare che in un determinato momento di una scena un personaggio rimanga completamente nell'oscurità perché magari è uscito dalla zona della luce, ma questa è una cosa fatta volontariamente da Gordon Willis. Coppola e Gordon Willis fecero un patto per questo film: non avrebbero utilizzato gli zoom out, gli zoom in, ma naturalmente come inizia il film, con un'eccezione a questa regola. Infatti abbiamo quel famosissimo zoom out dal primo piano di Buonasera fino all'introduzione di Don Vito. Dopodiché Buonasera si avvicina a Vito in primo piano e le silhouette dei due personaggi oscurano l'inquadratura. Willis fa questo per creare maggiore tensione, e le scene ambientate in questo ambiente scuro contrastano molto con quello che vediamo all'esterno, ovvero con la scena del matrimonio, che invece è girata in un ambiente luminosissimo, che contrasta molto con quello che abbiamo appena visto all'inizio nella prima scena. È una dualità tra mondo esterno e mondo interno. Per illuminare gli esterni della scena del matrimonio, Willis ha utilizzato lampade al tungsteno. Fino ad allora nessuno aveva mai fatto questa cosa. Solitamente in esterna si utilizzano luci per farle combaciare con la dominante della luce del sole, che è appunto blu. Invece Willis utilizza lampade al tungsteno per dare questa tonalità arancione alle riprese. Abbiamo l'immagine di una famiglia unita e forte quando vediamo la scena del matrimonio, mentre invece tutte le macchinazioni avvengono di nascosto, nell'oscurità, nello studio di Don Vito. Gordon Willis aveva questa convinzione, ovvero che tutto il girato dovesse essere realizzato dal punto di vista di una persona, dal punto di vista dell'occhio umano. Come lunghezza focale, nel Padrino Willis ha utilizzato molto il 40 mm e il 75 mm e, come ho detto, è girato quasi tutto a livello degli occhi. Ciò nonostante, Coppola riuscì a convincerlo a fare qualche eccezione qua e là, come un'inquadratura molto famosa, sono sicuro che ve la ricordate, durante l'attentato a Don Vito. Infatti, a un certo punto dell'attentato vediamo un'inquadratura molto particolare che riprende la scena dall'alto. Un'inquadratura che fino a quel momento era molto inusuale per quel film. Infatti questo è un momento molto grave per la famiglia Corleone, e l'utilizzo di questo angolo di visuale particolare, che fino a quel momento non era stato utilizzato, destabilizza un po' lo spettatore, perché dici: cavolo, cos'è questa inquadratura così? È utilizzata in questo momento molto particolare del film. E inoltre notate come le arance appena cadute guidino il nostro sguardo verso Don Vito. Tutti questi dettagli non sono mai messi lì a caso. Questo punto di vista inusuale per questo film ci disorienta, ci porta per un attimo al di fuori della scena. Il punto di vista dall'alto è il punto di vista onnisciente, di Dio, distaccato. Per un attimo ci distacchiamo dalle emozioni del momento per poi tornarci dentro. E le stesse arance che cadono sono un simbolo del sangue che fluisce via dal corpo di Don Vito, dalla vita che sta per abbandonarlo, anche se poi naturalmente sopravvive, però. E pensate che Willis non voleva assolutamente utilizzare questa inquadratura, anzi credo che Coppola gli avesse detto che non l'avrebbe utilizzata e poi invece la utilizzò. Adesso vorrei dire due parole sulle sigarette, ragazzi. Quasi tutti i criminali nel Padrino fumano, anche Michael. E la sigaretta brucia, consuma, ha il potere di ucciderti. E per Michael la sigaretta è un simbolo di controllo, di dominanza. Nella scena nella quale la famiglia sta discutendo dopo l'attentato a Vito, noi vediamo cinque uomini seduti in un ufficio oscuro, nella casa Corleone. Tessio, tra l'altro, è l'unico che non vediamo in volto, è di spalle. Se ben vi ricordate, è colui che tradirà la famiglia, e questo volerlo mettere di spalle è già in questa inquadratura un indizio sul suo tradimento? Secondo me sì. La camera è sistemata dietro al tavolo di Don Vito, in linea con la prospettiva di qualcuno seduto proprio alla scrivania di Don Vito. È quasi un'evocazione della sua presenza, nonostante lui sia in ospedale? Michael dice: voi ucciderete tutti quegli uomini? E Sonny gli urla: Mikey, restane fuori. Allora Michael cosa fa? Si gira, guarda la scrivania e vede il pacchetto di sigarette. E così si alza, esce dall'inquadratura e poi rientra in primo piano prendendo una sigaretta dal pacchetto.
E per come è stata studiata la composizione di questa inquadratura, Sonny sembra essere al centro, l'uomo in potere, mentre Michael sembra occupare una posizione subordinata. Ma muovendosi all'interno dell'inquadratura, uscendone, rientrandone, andando in primo piano, facendo tutti questi movimenti, Michael diventa una presenza più forte all'interno di questa composizione e a poco diventa il centro dell'attenzione. Questa è la prima sigaretta che fuma Michael nel film ed è la sigaretta che ne decreta l'ingresso nel mondo della criminalità. Successivamente c'è una scena molto particolare nella quale sembra che Sonny si appresti a prendere le redini della famiglia, ma il suo problema è che sbraita, urla in continuazione, quando invece l'unica cosa che serve è la calma, la pazienza, cosa che Michael dimostra di avere quando lo vediamo seduto sulla poltrona e inizia a dire come sia necessario uccidere Sollozzo e McCluskey. La camera lo inquadra con un lento push-in che sottolinea la sua presa di posizione. E infatti l'ultima inquadratura di questa scena è un primo piano di Michael, che ha un'espressione sicura, decisa, occupa tutta l'inquadratura con determinazione. Passiamo adesso invece alla scena dell'uccisione di Sollozzo. Se ci fate caso, in questa scena domina il colore rosso. La stessa insegna del ristorante è rossa, come il sangue che verrà versato, come il vino rosso che viene versato. E mi è sempre piaciuta tantissimo l'inquadratura all'interno del bagno quando Michael va a prendere la pistola, con le porte va e vieni che ci mostrano solo il volto di Mike, come se si fosse appena immerso nel mondo che lo inghiottirà. E il successivo lento push-in sul volto di Mike che torna al tavolo porta la tensione al massimo. Perché adesso noi sappiamo che ha la pistola, quindi è solo questione di tempo prima che uccida Sollozzo e McCluskey. In più il rumore del treno che sentiamo in sottofondo non fa altro che aumentare il disagio e la tensione. E questa è una piccola curiosità, non so se lo sapevate, ma l'uccisione di Sollozzo e McCluskey avviene esattamente alla metà del film, che segna quindi una cesura tra la vita precedente di Mike e quella che verrà dopo. Adesso invece vorrei dire due rapidissime parole sulla scena nella quale Sonny picchia a sangue Carlo. Mi è sempre piaciuto il fatto che per girare questa scena sia stato utilizzato il piano sequenza, a parte il dettaglio di Sonny che morsica la mano a Carlo. Per il resto la scena viene girata, presumo, con un teleobiettivo con il quale vediamo la scena da un punto di vista distaccato, come se fossimo tra la gente che assiste al pestaggio. Questo è l'ennesimo esempio di come la scelta dell'obiettivo sia fondamentale. La stessa scena di Carlo che picchia Connie è girata in piano sequenza e questa scelta aiuta molto a calarci nel momento, piuttosto che una scena ripresa con vari tagli. È un impeto di violenza che culmina fuori campo. Sì, perché noi vediamo Connie che scappa in bagno, Carlo la segue e la porta si chiude. La camera inquadra una camera da letto tutta rosa, simbolo quasi dell'innocenza di Connie, mentre il vergognoso atto di Carlo si compie fuori dall'inquadratura, in bagno. Significa forse che dietro a rapporti apparentemente sereni, come sembra essere serena tutta questa camera rosa, ci sono in realtà dei rapporti violenti? Adesso invece vorrei citare brevemente un'inquadratura per me stupenda, ovvero quella che precede l'attentato alla moglie di Michael, Apollonia. Prima che la macchina salti in aria, c'è questa inquadratura che, come ho detto, per me è meravigliosa e che secondo me simboleggia il pericolo che sta per scoppiare. Per tutta la parentesi di Michael in Sicilia abbiamo quasi sempre avuto inquadrature chiare, luminose, dove non c'era spazio per l'oscurità. Eppure guardate qui, uno dei protettori di Michael sta mangiando al tavolo, c'è una piccola lampada che illumina la stanza, nella quale comunque domina l'oscurità, sicuramente non una scelta casuale. Ehi, ma lì nell'angolo ci sono uno stativo e una luce di scena. E naturalmente poi non posso non citare la stupenda carrellata che ci mostra tutti i capi famiglia durante il meeting voluto da Don Vito. La camera passa da un capo all'altro con i corpi che fanno quasi delle transizioni a nero. Mi piacerebbe dire adesso due parole su un'altra scena che reputo importantissima in questo film, ovvero la scena nel giardino, del dialogo tra Don Vito e Michael. Il loro incontro avviene in un giardino, che è un posto inusuale rispetto a tutte le scene che abbiamo visto fino ad allora. Di solito meeting li abbiamo visti in sale, ristoranti, comunque in luoghi al chiuso. Mentre invece l'ambientazione di questo giardino ci dà quasi un'idea di riservatezza estrema, di esclusività
per questo incontro al quale stiamo assistendo. E poi la luce tende un po' più forse al grigio, a simboleggiare quasi la morte che aleggia su Don Vito, perché quello che sta facendo in questa scena è il passaggio di consegne a suo figlio Michael. E anche i vestiti non sono scelti a caso, perché infatti Don Vito utilizza un tipo di abbigliamento molto più rustico, diciamo. Adesso che si è ritirato dagli affari non deve più indossare giacca e cravatta, non deve più essere elegante, mentre invece Michael indossa tutt'altro tipo di abbigliamento, ora che è lui il padrino. Poi a un certo punto Vito si alza e si siede vicino a Michael, rendendo lo spazio tra loro due molto più piccolo. Tuttavia, nonostante Don Vito si alzi, non ha la presenza forte né dimostra tanta autorità nell'inquadratura, e la sua camminata è molto cadenzata, molto lenta, molto affannata. In più, in questa inquadratura Don Vito sembra più scuro, mentre invece Michael è illuminato molto meglio. La luce porta a concentrare i nostri occhi sul volto di Michael, mentre invece Don Vito appare più come un'ombra, quasi insignificante. In più, se ci pensiamo un attimo, nel linguaggio convenzionale, non solo dei film, ma della vita di tutti i giorni, per esempio quando noi scriviamo andiamo da sinistra verso destra, oppure quando leggiamo andiamo da sinistra verso destra, e quando torniamo da destra verso sinistra è come se facessimo un passo indietro. E guardate qui, Don Vito sta guardando da destra verso sinistra, come se stesse ripensando al suo passato, mentre invece Michael guarda verso destra, guarda verso il futuro. E prima nel video vi ho parlato un attimo di Tessio, colui che tradirà la famiglia, il fatto che fosse inquadrato in una inquadratura, in una composizione, di spalle. Ebbene, guardate qua, poco prima di uscire di casa con Tom, Tessio ha tutto il volto in ombra. La luce dietro di loro crea queste silhouette che non lasciano presagire nulla di buono. Infatti, di lì a poco, Tessio verrà portato via per essere ucciso in seguito al suo tradimento. Stessa sorte che capiterà di lì a poco anche a Carlo. Anche in questa scena domina l'oscurità. Anche qui la luce sullo sfondo crea delle silhouette, mentre il volto di Michael è illuminato di lato solo in piccola parte. Poi quando si siede, lui guarda dall'alto verso il basso Carlo, che è in posizione nettamente inferiore. Il suo destino è segnato. E arriviamo così, ragazzi, alla meravigliosa scena finale. Michael Corleone è diventato il padrino, è diventato qualcosa che fino a poco tempo prima non avrebbe mai immaginato. E la donna che ha amato è tagliata fuori dal suo mondo. Tende e una finestra molto luminosa dietro Kate aumentano di molto il contrasto dell'immagine. E ancora una volta Willis utilizza l'oscurità in primo piano per andare a chiudere la storia. L'oscurità alla fine vince. Che dire, ragazzi, se ne potrebbe parlare per tantissimo tempo, non solo della fotografia del padrino ma anche della regia. È veramente un capolavoro. Io ogni volta che lo vedo in TV me lo riguardo tutto senza problemi, e ogni volta colgo nuove sfumature in questo capolavoro di Francis Ford Coppola, al quale ha contribuito alla grande il lavoro di Gordon Willis. Ragazzi, il video si conclude qua, io spero che sia stato interessante, vi ringrazio come sempre dei commenti, delle iscrizioni, delle visualizzazioni, e se volete che parli di altri film dal punto di vista della fotografia, scrivetemeli qua sotto in un commento, e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!